Abbiamo con noi un altro grande maestro della musica italiana. Abbiamo con noi Grande. Dario Baldan Bembo, eccolo qua. Ciao Buonasera. maestro. Ciao. Ciao Buonasera. Dario, ciao maestro. Metto così, ok. Bene, allora, grazie innanzitutto Dario di essere qui con noi. Sa salutiamo Daiano un secondo, ecco. Daiano, Sì, ci saluto sono. rapido con Sì, Dario e Dario, io soltanto nella mia umilissima carriera ho solo un rimprovero, che non ho avuto la fortuna, forse di farti abbastanza la corte, perché c'era un periodo che secondo me tu eri il più forte di tutti con le tue melodie, le tue armonie, e non ho avuto la fortuna di lavorare insieme a te, di fare una canzone insieme a te, perché ne sarei andato orgoglioso, perché tu veramente sei uno che ha fatto il solco in quel periodo preciso della musica italiana. Bravo, bravo. Sai che io non Ringrazio frequento la perché menzogna. so che sei sincero perché siamo stati tanto amici e te ci si vedeva ogni tanto in discoteca, ti ricordi? Fino a quando si poteva andare in discoteca, no? Cioè, capi? Ciao Daiano. Grazie, a presto. Ciao Daiano, a presto. Ciao Ciao. Pasquale, grazie. Eccoci. Allora, Dario, hai visto, noi abbiamo questa tradizione della scheda, per così facciamo una specie di sintesi molto umile di una carriera che sicuramente avrà molte più cose da dire. Sono Dario Baldan Bembo nasce a Milano nel 1948. La mamma è una maestra di pianoforte e gli trasmette l'amore per la musica e le tastiere. Inizia l'attività insieme al fratello maggiore Alberto e nel 1966 conosce Ico Cerutti che lo fa entrare nel clan Celentano come tastierista. Il primo grande successo è il tema Giamballà, colonna sonora del film Il Dio Serpente del 1970 con Nadia Cassini. Collabora poi con Lucio Battisti nel disco Amore e non Amore del 1970. In quell'occasione conosce il batterista De Iquelli con cui entra nell'Equipe 84. Naturalmente si tratta di Franz Di Cioccio, successivamente colonna portante della futura PFM. Nell'Equipe 84 incide il disco Casa Mia, nel quale sono contenute due canzoni scritte da Dario Baldan Bembo con testo di Maurizio Vandelli, ovvero Nessuno e 2000 km. Nel 1972 conosce poi Bruno Lauzi, che scrive i testi a due brani di Dario che verranno portati al successo da Mia Martini, Piccolo uomo e donna sola. Nel 73 scrive Minuetto con testo di Franco Califano e poi Inno nel 74 su testo di Maurizio Piccoli. Sempre nel 72 compone la musica della canzone Le rose blu, che inizialmente non ha grossi riscontri di vendita. Dopo qualche mese, però, anche grazie al lavoro svolto con Vince Tempera, esce una versione strumentale del pezzo che diventa un grande successo col titolo Soleado, pubblicato anche negli Stati Uniti. Nel 1975 debutta come cantautore con il brano Aria, a cui seguirà nel 77 Non mi lasciare. Nel 79 esce l'LP Dario Baldan Bembo, in cui hanno collaborato diversi autori, tra i quali anche Giorgio Faletti. I primi anni 80 sono quelli dell'inizio di una collaborazione ancora in atto con Renato Zero, per il quale scriverà brani immortali come Amico, Più su, Ed io ti seguirò, Stranieri e Spiagge. Nel 1981 si presenta a Sanremo, arrivando al terzo posto con la canzone Tu cosa fai stasera. In quell'anno compone anche per Marcella Bella la bellissima Canto straniero. Nell'82 esce un vero e proprio inno all'amicizia, cioè il brano Amico è, che interpreta con Caterina Caselli e che vede autore del testo anche Mike Bongiorno. Il brano diventa subito popolarissimo grazie anche al fatto che lo stesso Mike lo scelse come sigla di chiusura della sua seguitissima trasmissione Super Flash. E ancora oggi è un brano popolarissimo, fatto ascoltare e fatto conoscere da qualche coraggioso insegnante perfino a scuola. Nel
2001 partecipa con Amico E alla trasmissione La Notte Vola, arrivando in finale. Nel 2020 compone 3 brani per Renato Zero, dando continuità di produzione fino ad oggi per il grande cantante romano. È con piacere che accogliamo a casa Malgioglio il maestro Dario Baldan Bembo. Eccola. Bravo Fabio. Grazie. Hai citato delle canzoni che sono da intenditori, no? Proprio Canto Straniero di Marcella Bella, pochissimi lo sanno, no? Ce ne sono almeno 100 ancora che sono nascosti negli anni 80 e 70, tipo. Però hai fatto un bellissimo lavoro, complimenti. Grazie mille, grazie, vabbè, di cuore. Tra l'altro io nel 1982, quando Amico E era la sigla, credo, di Super Flash, ero un ragazzino, un bambino, insomma, me la ricordo, che era veramente una cosa che cantavamo tutti, insomma, è una cosa che è subito entrata nel sangue a tutti, ecco. E a tutt'oggi è così, perché quando... È capitato che Dario è venuto a suonare nei nostri concerti, la canzone che ha avuto veramente più grande risalto è stata Amico E, ma da tante generazioni, anche i giovani di adesso se la ricordano, è una canzone che è rimasta, esatto. Anche se poi le altre, per dire, io sono affezionatissimo a quelle di Mia Martini e anche quelle di Renato Zero, che sono molto belle, però l'Amico è trasversale, secondo me, sì. Tante generazioni, sì. Sai, l'Amico è comunque è stato un grandissimo modo di essere, diventare celebre, quella, certo, celebrità sì, ti conosco in qualsiasi distributore, certo, di benzina, un direttore di banca, un, certo, in qualsiasi occasione. L'unica cosa di svantaggioso è che la gente si ricorda soltanto tante volte dell'Amico E e stop, quindi ha dimenticato 200 canzoni che ho fatto prima. È vero. Poi, a me fa molto piacere, ma però è un po', capito? Dico sempre, guarda che non ho fatto l'Amico E soltanto, no? Questo è così. Certo. Ho scoperto adesso... Franco, poi io chiudo sempre per aumentare un po' la cosa, sempre che l'Amico è una delle canzoni più brutte che ho scritto. No, questo lo faccio per provocare, no? però chi mi conosce bene poi dice, ha ragione, l'Amico è non è stata una delle canzoni più belle, certo, per esempio, certo, su di Renato Zero a livello di liricità è molto più, meraviglioso. L'Amico è però è molto più commerciale, è molto più popolare, di cui non è che mi vergogno, ma mi vanto, perché le canzoni sono bellissime quando diventano popolari. Non è, a volte lo prendiamo come un difetto, invece il fatto di essere cantata da tutti è un grandissimo onore. Quindi questo, certo. Guarda quell'immagine dei bambini che cantavano l'Amico E. Ecco, proprio quei bambini, io la maestra che ha portato quella canzone sul palco, qui con noi, e quindi ti faccio fare un saluto dalla mitica Valentina. Ciao Valentina. Vediamo se mi sente Dario. E certo che ti vedo pure. Ciao. Intanto il primo grazie va a Franco, che è riuscito a portare Dario nel salotto, oltre ad Aiano e a Fasano. Ma la mia riconoscenza infinita va a Dario, perché vedi Dario, tu dici che è la più brutta che hai scritto, no, ma è quella che fa... No, voglio dirlo davanti a tutti, la tua canzone... Quasi brutta. Certo, però ha fatto breccia nel cuore di un bambino autistico, gravissimo, e tu quel giorno hai regalato veramente un dono, non solo a tutti i bambini, ma proprio a quel bambino, e devo dire davanti a tutti anche questa cosa, perché Dario non la dice, tutto il ricavato di quella serata andò all'associazione Together to Go, che ho avuto il dono di conoscere tramite Franco, e bravo, così chiudiamo il cerchio dell'amore, grazie a tutti e due, ecco, grazie. Un bacio. Grande,
grazie Dario. Valentina. Ciao, grazie. Valentina. Ciao, ciao, cara. Sì, insomma, dai. È un bel gesto quello che hai fatto. È un bel gesto. Dario è una persona generosa ed ha un grande entusiasmo. Io non vedo l'ora di riprendere il palco insieme a lui, perché è veramente una persona che sin dal primo momento mi ha fatto veramente un grande dono a venire ai nostri eventi, alle nostre giamburrasche, e non vedo l'ora di ritornare veramente con grande sincerità. Con grande sincerità. Sono 11 mesi che non si canta dal vivo, non si fa niente, quindi è un disastro. È un disastro dal punto di vista proprio anche di quello che ci sta succedendo, non soltanto per la musica che non c'è, però per tutto il resto tremendo. Certo. Le morti, eccetera, eccetera, eccetera. Per carità. Però ci manca tanto questo fatto di vedersi con la gente. A me soltanto personalmente, ma anche alla gente manca. Perché certo. La gente ha voglia di tornare a vedere noi. La gente ha voglia di tornare nei teatri, la gente ha tanta voglia di questa cosa.